Faremo un viaggio alla ricerca dei luoghi longobardi nella valle dell'Isclero e in particolare di quelli legati al culto di San Michele Arcangelo, il patrono dei Longobardi. Il paesaggio della valle è dominato dal massiccio del Taburno ed è di grande bellezza naturalistica. L'Isclero Bifecchia è un affluente sinistro del Volturno, lungo circa 30 km. Seguendone a ritroso il corso, dalla confluenza col Volturno nel territorio di Limatola, si incontrano i comuni di Sant'Agata dei Goti, Moiano, Bucciano e Airola. Lungo la valle sorgevano gli insediamenti sanniti e poi romani di Taburno, Saticola e Caudin. Numerose sono le memorie longobarde nei toponimi superstiti, per esempio Corte si ritrova a Limatola, masseria della Corte, e a Sant'Agata, chiesa di San Giovanni a Corte, e Sala, località di Lugenta. In tutto il territorio è ancora fortissima la devozione a San Michele. A Limatola, nel 1113, esistevano due chiese dedicate all'angelo, di cui solo quella di Biancano sopravvive in rudere. Anche a Capitone di Sant'Agata c'è ancora la chiesa dedicata a San Michele, rifatta completamente negli anni 60 del secolo scorso, come la statua. La diocesi di Sant'Agata sorse nel 970 in pianura longobarda. Oltre ai frammenti scultorei in San Menna, è la chiesa di Sant'Angelo in Munculanis a conservare le più interessanti testimonianze, nonostante i rifacimenti normanni del campanile e settecenteschi dell'interno. Dell'età longobarda, oggi si vedono il portico e i capitelli interni ed esterni. Il Duomo, completamente rifatto nel XII secolo, dopo il 1456 e dopo il 1728, conserva nella cripta l'affresco trecentesco di San Michele. Tra i tanti capitelli antichi altomedievali, spicca quello cosiddetto a stampella, con l'Arcangelo San Michele. Anche nell'affresco quattrocentesco del Giudizio Universale dell'Annunziata, è raffigurato San Michele con funzione di psicopompo. Per ricordare la miracolosa apparizione sul Gargano, in tutta la Langobardia Minor, il culto di San Michele fu posto in grotte carsiche. Anche sul Taburno accadde ciò, nei pressi dell'attuale Bucciano. L'affresco oggi visibile è del 1601. Airola conserva due chiese dedicate all'angelo, Sant'Angelo a Porta Nova, la più antica, oggi dismessa. E la chiesa di Sant'Angelo a Savonara, con la bellissima statua settecentesca.